scoprirai, molte cose imparerai. Flippy! Ehi, guardate dove siamo! Oggi ci troviamo al Museo dei Bambini Glazer a Tampa, Florida. Sarà una giornata divertentissima. Andiamo! Oh, guardate questa sala! Ci sono un sacco di cose con cui giocare. L'acqua, ad esempio. Guardate, Oh, e guardate qui! La vedete? Questa è la gru portuale. Se premiamo questo bottone, la gru trasporta il carico attraverso la baia come nella realtà. Ciao ciao, carico! E guardate qui! Sembra il modellino di un ponte sospeso. Oh, e ci sono delle palline qui. Mettiamo le palline nel tubo. Guardate! Le palline arrivano alla fine come macchinine sulla pista. Guardate questi giocattoli. Un giocattolo giallo, una pallina blu, una barca verde e gialla, vedete? E anche un pesce. Mi piace. I pesci sono buoni da mangiare e sono molto salutari. E guardate, un sommozzatore! Gli mettiamo la maschera e il boccaglio. E la bombola gli permette di respirare sott'acqua, così! È stato divertentissimo! E a proposito di divertimento, guardate qua! È una specie di vite che sta a metà nell'acqua e a metà fuori. E quando la fai girare, trasporta l'acqua in cima. Wow! E quando l'acqua arriva in cima, viene fuori da questo rubinetto e fa girare la ruota. Wow! Questo posto è fantastico! E cosa abbiamo qui? Sembra che ci sia un bottone. Cosa succede se premiamo il bottone? Wow! È come una fontana che posso azionare. 3, 2, 1... Ok, andiamo a cercare qualcos'altro. È un altro modellino di un ponte sospeso. E guardate qui, è un'automobilina. Boom, 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 boom. Pronti? È il momento di farla correre. Ora contiamo. 3, 2, 1. Andiamo! Yeah! Ce l'abbiamo fatta! Andiamo! Oh, e questo cos'è? È un telescopio! Wow! Cosa abbiamo qui? Guardate! Questo è un simulatore di nave da crociera. Avanti! Indietro! È fortissimo! E guardate, qui c'è della sabbia! Wow! E un sacco di giochi da spiaggia! Venite! Adesso uso la paletta! Guardate da vicino. Ok, cerchiamo un posto dove rovesciarla. La sabbia esce dal fondo e queste girano. Wow!
Questa spiaggia è proprio forte. Oh, c'è una specie di ancora qui, guardate. Dobbiamo scavare come se fosse un tesoro. Wow! Questa è un'ancora che si attacca alla barca e poi la getti fuori bordo. E va giù e arriva in fondo al mare e tiene la barca stabile in un punto lì in mezzo al mare. Andiamo! Poi sono andato alla mostra sulle musiche del mondo. Si divertono! Guardate! Stiamo suonando i tamburi a tutta forza! Ok, adesso pianissimo! E poi suoniamo il più piano possibile. Un po' più forte? Un po' più forte? Fortissimo! E poi suoniamo di nuovo i tamburi a tutta forza! Un supermercato! Andiamo, facciamo la spesa! Per prima cosa prendiamo un carrello. Wow! Si parte! Che tipo di cibo vogliamo comprare? Prendiamo dei cereali. Ok. E per pranzo prendiamo... Vediamo... Prendiamo delle lasagne. Gnam! Mi piacciono le lasagne. E... biscotti alla cannella! Oh! Dei coni gelato come dessert. Sì! Devo prendere delle verdure. Mi piacciono le verdure. Sono davvero salutari. Come... i peperoni. Prendiamo... sì, quello verde. E... un pomodoro rosso. Una carota. Un po' di mais. Yum! Cosa abbiamo qui? Banane. Le banane sono gustose e salutari. Arancia. C'è un'arancia arancione. E potremmo anche prendere una mela. E una pera. Gnam! E non dimentichiamoci dei pomodori a cubetti. E... vediamo... cos'altro? Cos'altro possiamo prendere? Anelli di spaghetti? Già, anelli di spaghetti! E... altri anelli di spaghetti! E... altri anelli di spaghetti! Ok, ora che abbiamo tutto il nostro cibo, andiamo... la pasticceria! Non possiamo andarcene senza una fetta di torta! Ok, ecco qui! Prendiamo una di queste... ok... Gnam! Sembra gustosa! Gnam! Sì, era gustosa. Molto bene, andiamo! Oh, non possiamo andarcene senza pagare. Vediamo cosa abbiamo preso. Totale. Vediamo. Ok, questo è tutto. Yay! Ok, adesso possiamo andare. Venite! Adesso che abbiamo tutto questo cibo, è il momento di metterci a cucinare. Ok, mettiamo questo qui e andiamo da questa parte. Oui! Sì, perfetto! Ci sono forni per la pizza. Yup! E ci sono i condimenti per la pizza. Quanti condimenti? Guardate! Ok, vi preparerò una pizza. Vediamo. Prima cosa, cominciamo con la base. E... cosa vorreste su? Oh, vi piacciono i peperoni? Ok, mettiamoci dei peperoni verdi. Ok, eccone un altro. Ok, vediamo. Volete del salame? Sì. Mettiamoci anche del salame. Mettiamo 3 fette di salame. Una,
due, tre. Ok, guardatela. Penso che potremmo mettere altri condimenti, come funghi. Già, mi piacciono i funghi. Due, tre. E olive nere. Yum. Ok. Perfetta. Guardate la pizza. È proprio invitante. Wow. La metterò nel forno. Così. Dobbiamo aspettare un po'. Ok, è pronta. Ok, andiamo di qua. E serviamola alle persone. Ecco a te. Buon appetito. Cosa abbiamo qui? Questo è... Sì, è dove si possono ordinare i panini. Vi piacciono i sandwich? Sì, io adoro i sandwich. Cominciamo col piatto e aggiungiamo una fetta di pane. Ok, e vorreste del formaggio? Sì, mi piace il formaggio. Gnam! Mettiamo il formaggio sul pane. E... vi va della lattuga? Gnam! La lattuga è buonissima e fa bene. Ok. E dell'affettato. Questo sembra buono. Mettiamolo su. Vedete? Cos'altro potrei usare? Che ne dite di altre verdure? Sì, come un pomodoro. Gnam! Anzi, meglio, mettiamo due pomodori. Uno. Due. Ok. Ora ci serve un altro pezzo di pane. Ok. È proprio invitante. Andiamo di nuovo a servirlo. Molto bene. Ecco a voi. Ok. Portiamogli delle tazze e poi penso che siano pronti a mangiare. Una tazza gialla per te e una tazza blu. Serviti! Wow! Una caserma dei pompieri! Caserma numero 110! E guardate! Delle sagome di pompieri posso essere anche io, un pompiere! Ciao! Ehi! Oh! Ciao! Salve! E ultimo, ma non meno importante... Ciao! Salve! Ok! Dobbiamo entrare nel camion dei pompieri. Devo prendere il cane che si siederà davanti con me. Ok! Siedi qui, collega! Ok! E poi... Oh! Cavoli, ho acceso la sirena! Mettiamo l'elmetto da pompiere. Ok, siamo arrivati alla caserma! Vado ad agganciare l'idrante. Prendo il tubo. Tutto collegato! Andiamo dentro molto velocemente. Ciao! Ciao laggiù! E guardate, c'è una pertica! Pronti? Wow! Wow! Dobbiamo andare a spegnere un incendio! C'è un incendio! Andiamo! Entriamo! Ok! Si parte! Palla arancione! Palla blu! Wow! Ok, palla blu! Wow, avete visto? Cosa c'è lì? Sembra un mucchio di ingranaggi. E girano! Ma quando fai girare questo, penso che l'obiettivo sia di far girare quello usando tutti questi. Ok. Dobbiamo collegarli fra loro. Ok, proviamo il giallo collegato al rosso. Il rosso connesso al giallo. E poi colleghiamo il blu al rosso.
Vedete? E poi colleghiamo il blu al blu. Blu, blu, rosso, giallo, rosso. Pronti? Wow! Ce l'abbiamo fatta! Yeah! Oh, e guardate cosa fa! Wow! Hey! Guardate questo! Wow! È una parete di roccia! È un muro pieno di rocce! Le puoi afferrare, tenerti e salire, così puoi andare dall'altra parte senza toccare il pavimento! Ce l'abbiamo fatta! Ottimo lavoro! Oh, cos'è questo? Ci sono alcuni animali, come le tartarughe. Le tartarughe sono lentissime. E un cane. E un coniglio. E un pappagallo! I pappagalli sono veloci. Mi chiedo cosa si debba fare qui. Provo a premere il coniglio. Oh! 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 Sì, ho finito la corsa! E battuto il coniglio! Bene, andiamo col pappagallo, che è molto più veloce. Pronti? Si parte! Wow! Sì, ce l'abbiamo fatta! Sto attaccando questi mattoncini su questo muro. Guardate cosa scrivo. Oh, visto? Ho scritto il mio nome! Conoscete il mio nome? Esatto! Blippi! B-L-I-P-P-I! Blippi! Vediamo quali altre parole hanno scritto gli altri. Come questa! Hanno scritto My stuff, roba mia! E poi... Peace! Pace! Happy! Felice! Friend! Oh, come voi! Voi siete i miei amici! E love! Amore! E... my bro! Mio fratello! Qui al museo hanno un palco dove puoi vestirti come un pirata e recitare la parte di un pirata! In guardia! Avanti! Guardate! Ho una spada! Vediamo cos'altro hanno qui! Guardate! È una parete fatta di bottoncini e sono rossi! Ah, li puoi premere! Ho una grande idea! Guardate! È stato divertente! È un po' buffo! Andiamo a vedere! Venite di qua, giriamo intorno! Oh, guardate! C'è la mia faccia, il mio corpo, le mie mani... È come avere una copia di me stesso! Andiamo! Dei blocchetti fortissimi! Sono dei regoli! Altri blocchetti colorati! Come questi verdi... E uno rosa... E uno rosso... Cosa abbiamo qui? Wow, è proprio buio qui dentro! Entriamo! Ok... Ok, wow! Wow! C'è una luce! E questa è una parete luminescente, guardate! Ok! Ho scritto il mio nome! B-L-I-P-P-I! Fortissimo! Ok! Quante cose! Yeah! È
una pista da ballo! E guardate, c'è anche una telecamera! Wow! Wow! Ok, si deve premere un bottone. Vediamo, pop, balletto, Bollywood, latino, country, hip hop, party o jolly? Direi party! Guardate cosa ho qui! Un camion dei rifiuti giocattolo! Oh, un vero camion dei rifiuti! Siete pronti ad imparare come si riciclano i rifiuti? Yeah! Andiamo! Ora cominciamo ad imparare le parti del camion dei rifiuti, venite! Per prima cosa, la cabina! Woo! Guardate chi c'è! È Tony! Ciao, Tony! Ciao, ragazzi! Questa, la cabina, è dove si siede il guidatore del camion dei rifiuti per manovrarlo! Wow! È proprio in alto! Come fanno a salirci? Oh, adesso ve lo mostro, venite! Questi sono gli scalini. È divertente, mi piacciono i camion dei rifiuti. Wow, guardate qui! Lo sapete cos'è? Esatto, è un estintore. Nel caso ci fosse un incendio vicino o sopra il camion. I camion dei rifiuti sono molto sicuri, lo imparerete presto. Perché adesso ve lo mostrerò. Qui ci sono alcuni sistemi di sicurezza del camion. Guardate! Sapete cosa sono queste? Sono catene! Servono nel caso la strada fosse ghiacciata o scivolosa! Si avvolgono intorno alle ruote, così il camion va dritto e non slitta e sbanda! Oh, guardate! Un catarifrangente! Questo viene colpito dalla luce, la riflette e rende il camion molto visibile di notte! I camion dei rifiuti sono proprio sicuri? Oh, guardate, una sacca assorbente! Ora vi spiego a che serve. Questa sacca gialla contiene dei fogli assorbenti. Nel caso ci fosse per terra qualcosa di melmoso o liquido che non puoi raccogliere sul camion con la scopa o la paletta. Così si usa questa sacca. Oh, venite qui dietro, voglio mostrarvi una cosa fortissima. Oh, bene di qua! Guardate! Le sospensioni! Guardate qua! Wow! Avete visto? Il camion dei rifiuti si è abbassato grazie alle sospensioni e serve per aiutare a scaricare il camion. E guardate! È da qui che i rifiuti riciclabili vengono scaricati dal camion. Questo si alza grazie ai pistoni idraulici. Il portellone si apre completamente e poi butta fuori tutti i rifiuti compressi che sono all'interno. Ma prima dobbiamo metterci qualcosa dentro. Come fanno a entrare? La parte più forte! Ora ve la mostro. Andiamo! Ehi, venite! Guardate questo! Questo è il braccio meccanico! È come una mano! Prende il cassonetto, lo tira dentro, lo tira su e lo scarica nella tramoggia! Oh, guardate! La tramoggia è lassù! E poi viene spinto dentro
Il meccanismo di compressione è qui e poi viene compresso fortissimo e poi viene espulso dal retro, come dicevo prima. Wow! Mi piacciono i camion dei rifiuti! Conosciamo le varie parti del camion e come funzionano, impariamo la differenza fra buttare e riciclare. Un rifiuto è una cosa che puoi usare una sola volta e poi la butti via. Cose come la lettiera del gatto, le gomme da masticare o anche un pannolino sporco. Li usi una volta sola e poi li butti via. Ma i prodotti riciclabili puoi usarli molte altre volte, perché possono essere fusi o trattati per diventare lo stesso prodotto o un prodotto diverso dello stesso materiale, che a volte è ancora riciclabile. Vi mostro un po' di cose che ho portato da casa per riciclarle. Oh, guardate! Una tanica! È di plastica e la plastica si può riciclare. E poi un barattolo di latta. Una lattina di alluminio. Borse di plastica. Oh, uno spruzzatore. Questa è plastica. Una bottiglia di vetro. E anche una scatola di cartone. Queste sono tutte cose riciclabili. Ora che sappiamo la differenza fra rifiuti e prodotti riciclabili, andiamo a visitare uno stabilimento di riciclaggio e separiamo i prodotti riciclabili. Siamo allo stabilimento di riciclaggio. Per prima cosa indossiamo degli equipaggiamenti di sicurezza per entrare. Ok? Ora metto un gilet giallo, un caschetto giallo e occhiali protettivi e bretelle. Che tutti i prodotti riciclabili sono fuori dal camion, possiamo cominciare a separarli. Sarà divertente! Tutti gli oggetti arrivano sul nastro trasportatore e poi devono essere separati perché ne esistono vari tipi, come carta, plastica, cartone, alluminio, latta. Ce ne sono tantissimi! Ecco, andiamo a separarne un po'. Tutti i prodotti riciclabili vanno su questi nastri trasportatori e gli addetti li dividono a seconda del materiale. Dopodiché, una volta che li hanno divisi per tipo, come questo cartone, vengono schiacciati e compattati in questa lunga trave di un unico materiale. Poi arriva il muletto, la raccoglie e la trasporta in un'altra area del magazzino. E quando il materiale è pronto per essere trasportato sul cassone di un camion, per andare dove sarà riciclato, il muletto lo carica sul camion. È stato divertentissimo guardare come funziona uno stabilimento di riciclaggio. Ora fatemi alzare la musica, così possiamo ballare e cantare la mia canzone dei rifiuti.
quando mi sveglio presto la mattina un rumore c'è. Dalla finestra vedo il camion che i bidoni va a vuotare. Tutti i rifiuti raccoglie e poi li porta via con sé. Passeranno i camion dei rifiuti per tutta la città. Passeranno sopra il camion c'è il netturbino, chissà chi prenderà. Li butterà nel retro che poi li schiaccerà e poi in discarica andrà. Tutti i rifiuti che ha preso giù in città li lascerà. Passeranno i camion dei rifiuti per tutta la città. Tanti colori, blu, marroni, verdi girano in città. Alcuni un gancio hanno che i bidoni li può sollevar. Passeranno i camion dei rifiuti per tutta la città. Passeranno i camion dei rifiuti per tutta la città. Passeranno. Accipì! Chi ha questo video ci ha insegnato un sacco di cose. Oggi abbiamo visto un camion dei rifiuti, camion per riciclare e uno stabilimento. Se vi è piaciuto questo video e volete vederne altri simili, tutto quello che dovete fare è cercare il mio nome. Conoscete il mio nome? Esatto, è Blippi! Facciamo lo spelling insieme. B-L-I-P-P-I. Blippi, è il mio nome! Ottimo lavoro! Bene, a presto! Ciao! Blippi, seguimi e vedrai, ti divertirai. Scoprirai, molte cose imparerai. Blippi!